prossimi appuntamenti del Fondo Verdi, che come sapete da marzo si sono spostati nel chiostro dell'ex convitto Palmieri, in piazzetta Carducci a Lecce, perché qui il posto è piccolo e ci siamo spostati in un posto molto più grande, molto bello e frequentatissimo. I prossimi appuntamenti di settembre sono martedì 22 alle 19.30 con Emozioni in Circolo, edito da Music House, scritto da Fernanda Filippo, e alle ore 20.30 a seguire Eleonora Nitti Capone, Primo Fuoco, sempre di Music House, cioè due libri. Mercoledì, giorno successivo, 23 settembre, due appuntamenti alle 19.30 con Giuseppe Calogiuri, Indelebile, sempre edito da Music House, e alle 20.30 Francesco Tornesello, Gli zoccoli sul piatto, sempre edito da Music House. Music House, una importante giovane di casa editrice curata da Luciano Pagano, un ragazzo molto bravo. Chiudiamo questo settembre come di consueto con la festa dei lettori promossa dal Presidio del Libro, di cui noi facciamo parte, e sabato 26 settembre alle 19.30 ci sarà appunto la festa dei lettori con la presentazione dell'Invenzione del Presente, l'ultima opera di Francesco Pasca, con Rossano Astremo, Simona Cleopazzo, e a chiudere questo sabato 26 settembre, la festa dei lettori, ci sarà una mostra delle opere di Roberto Pittazzo e il concerto di Marco Poeta. Marco Poeta, un grandissimo chitarrista che presenterà il suo nuovo lavoro dedicato interamente al Salento. Perciò, per gli amanti e non del Fondo Verdi e di tutta questa terra salentina, prossimi appuntamenti martedì 22 settembre, mercoledì 23 settembre e, a chiudere questo bel settembre, sabato 26 dalle ore 19.30, chiostro dell'ex convitto Palmieri a via Piazzetta Carducci, dove c'è la biblioteca provinciale. Grazie e siateci.